Sono con Yosuke Taki, curatore di una mostra su Beckett intitolata Le prigioni invisibili. È una mostra che è in allestimento a Villa Panfili e durerà fino a gennaio inoltrato. Sì, 26 gennaio. Esatto. La mostra l'abbiamo visitata stamattina, è estremamente interessante perché ha una lettura particolare del teatro di Beckett, partendo dalla reclusione. Allora, una cosa molto particolare che è successo negli anni, anzi sin dall'inizio, è che i primi aver capito molto bene l'essenza dell'opera di Beckett, soprattutto Aspettando Godot, sono stati i detenuti. E i detenuti hanno subito sentito una grande affinità tra l'opera di Beckett e la loro condizione quotidiana. Beckett, è chiaro, non ha mai descritto una vita da carcerati, però tutti i personaggi di Beckett sono imprigionati in qualche condizione, a volte visibile, a volte meno visibile, però sono tutti imprigionati e questo per i borghesi che stanno fuori dal carcere magari non se ne rendono conto subito, non notano subito, ma chi sta dentro in una certa condizione priva di libertà sono molto più sensibile a notare questo. E già nel 53, alla fine del 53, quindi dello stesso anno in cui per la prima volta andò in scena Aspettando Godot a Parigi, un detenuto di un carcere tedesco ha tradotto e messo in scena Aspettando Godot, tra l'altro creando anche un grande successo all'interno del carcere. E subito dopo, nel 57, negli Stati Uniti, una compagnia di San Francisco ha portato in scena, sempre Aspettando Godot, all'interno di un carcere molto importante che si chiama San Quentin, a San Francisco, dove ad assistere c'era un Rick Cracci, all'epoca condannato all'ergastolo per una rapina a mano armata, però lui, avendo visto questo spettacolo, rimane folgorato. E l'indomani, assieme con alcuni suoi codetenuti, hanno bussato alla porta del direttore chiedendo se potevano mettere su un gruppo teatrale, perché hanno visto in questa opera di Aspettando Godot proprio la loro storia e hanno voluto fare anche loro il teatro. E ci sono state esperienze ulteriori di teatro becchettiano in carcere? Sì, insomma, questi sono episodi degli anni 50. Poi, fino a oggi, molto spesso le opere di Beckett sono state messe in scena all'interno del carcere. Nella nostra mostra abbiamo mostrato alcune esperienze di carcere in teatro in carcere, soprattutto quelli italiani, con vari esponenti del teatro carcere molto importanti in Italia, a cominciare da Armando Punzo, che lavora ormai da quasi un quarto di secolo all'interno del carcere di Volterra, e poi Gianfranco Pedurà, Giuseppe Parombi e Claudio Colobà, così diversi esponenti del teatro in carcere italiano che hanno messo in scena Beckett negli anni. Sì. Però reclusione, per quanto riguarda questa interpretazione becchettiana, non vuol dire solo carcere, vuol dire comunque qualsiasi spazio che ha delle impossibilità di movimento, di parola, di rilettura. Sì. Allora, carcere o prigione, prigionia, questo per i detenuti è una condizione concreta, fisica, reale. Per Beckett è una cosa un po' più anche metaforica.
nella nostra mostra, nella seconda parte della nostra mostra, mostriamo tramite modellini e una installazione scenografica e video, lo sviluppo, chiamiamo artistico, delle forme di prigionie, visibili e meno visibili, fatte da Beckett, che spesso, allora, all'inizio, era una cosa più a livello visivo. Beckett creava all'inizio, per esempio, con finale di partita, ha creato una stanza chiusa, ermetica, come una vera e propria prigione. Poi comincia a creare delle pièce dove il corpo dei personaggi sono viene inghiottito o dalla montagnetta come nei Giorni Felici o nella giara come la commedia, man mano il corpo dei personaggi viene menomato o diciamo viene preso in una costrizione letteralmente fisica. Fino a Non io, dove vediamo solo la bocca di una donna incorniciata dal buio sulla scena, non vediamo altro. Oppure questo imprigionamento viene espresso anche con la voce. Nel Beckett, in alcune pièce di Beckett, la voce stessa, la voce della memoria, la voce dell'inconscio, diventa un carcere per i personaggi. È molto spesso la cosa importante di questo imprigionamento becchettiano è che i personaggi stessi non se ne rendono conto, rimangono sempre inconsapevoli, tranne pochi istanti in cui si prende una consapevolezza. Però questo si perde subito dopo e rimane di nuovo intrappolata, un po' come nella nostra realtà. Sì. Possiamo dire che in qualche modo è il nostro stesso corpo, i gesti, i sensi che fanno da cornice, anzi direi proprio da carcere nella nostra esistenza per questa interpretazione di Beckett. Sì, Beckett credo che guardava l'umanità sempre in questa ottica. L'uomo con quello che fa, con quello che dice, con quello che crea, si crea intorno una rabbia, un carcere in cui ci troviamo molto spesso senza rendercene conto. E questo diciamo, con l'attività teatrale dei detenuti è venuto fuori molto più chiaro. Poi, dagli anni 90, con i nuovi registi che hanno messo in scena Beckett all'interno diciamo, di queste carcere o prigionie invisibili che c'è nel tessuto opaco della nostra società, mettere in scena Beckett in certe situazioni di disagio sociale e politica nel mondo contemporaneo ha fatto emergere queste carcere che fino ad allora rimaneva più invisibile, in modo molto più visibile.